Era a bordo di un Frecciarossa in direzione Milano quando si è sentito male mentre stava mangiando. A causare la morte di un 19enne sarebbe stato un boccone andato di traverso. Il giovane, di origini svizzere con disabilità, era in gita scolastica. Quando è avvenuta la tragedia, il treno si trovava nei pressi di Arezzo. Immediato l'intervento dei mezzi di soccorso sul piazzale della stazione. L'arrivo dei sanitari però non è riuscito a scongiurare il peggio. I medici saliti a bordo del treno non hanno potuto far altro che constatare il decesso del ragazzo. Sul drammatico episodio è scattata un'indagine della polizia ferroviaria aretina. Gli agenti hanno cercato di ricostruire l'episodio ascoltando i testimoni, mentre il treno è stato di fatto soppresso per permettere gli accertamenti. La PM Laura Taddei ha aperto un fascicolo. La salma del giovane adesso è a disposizione della magistratura all'ospedale San Donato di Arezzo per un'eventuale autopsia.